È trascorso esattamente un anno da quando abbiamo potato questo susino e come vedete in questa stagione vegetativa sono stati emessi da parte della pianta numerosi succhioni. È proprio esplosa con questi succhioni che noi dobbiamo provvedere immediatamente ad eliminare poiché questi rami che sono infruttuosi praticamente assorbono tutta la linfa della pianta, così come ci suggerisce il nome proprio succhione, perché succhiano tutta la linfa della pianta a discapito della produzione. Chi è iscritto al mio canale sicuramente ricorderà il video che abbiamo pubblicato in occasione della potatura di questo susino. Comunque ne approfittiamo per rivedere qualche immagine. A dopo. Vediamo come procedere alla potatura di un pruno europeo. Allora, ricordiamoci sempre che quando noi effettuiamo la potatura su qualsiasi albero, o comunque su quasi tutti gli alberi, dobbiamo creare un vuoto all'interno, un vuoto che noi potremmo definire come una sorta di forma a vaso, cioè rastremata verso il basso. Per creare questo vuoto noi dobbiamo eliminare, dobbiamo asportare tutti i rami interni. Per esempio, se voi osservate bene, se si avvicina il camera mi faccio osservare meglio, questa branca, come vedete, ha un ramo che tende ad andare verso l'interno. Quindi questo va asportato da qui. Se voi osservate questo qua, questo addirittura incrocia proprio questo vuoto all'interno della pianta, quindi anche questo. E questo qua vanno asportati. Quindi noi intanto procediamo, come dire, all'asportazione. Allora, un'altra cosa, quando noi applichiamo il taglio dobbiamo sempre ricordarci di applicarlo in corrispondenza del colletto di corteccia. Il colletto di corteccia, se si avvicina il cameraman, è questo piccolo rigonfiamento, vedete? Qua c'è un piccolo rigonfiamento, poi qua inizia il ramo vero e proprio. Quindi noi il taglio lo dobbiamo applicare da questa parte qua, vedete? E quindi procediamo con il primo taglio. Un'altra raccomandazione quando applichiamo i tagli è quello di evitare delle scosciature, cioè che il ramo cadendo, come dire, scosci la corteccia e quindi provochi una ferita molto più, diciamo, profonda alla pianta. Quindi quando arriviamo alla fine del taglio dobbiamo sempre fare molta attenzione e dobbiamo evitare delle scosciature, come con un po' di accortezza noi riusciamo. Allora, secondo ramo che noi asportiamo è questo. Ricordiamo anche il periodo ottimale per la potatura, che è quando la pianta è in pieno riposo vegetativo, cioè tra gennaio e febbraio. Se noi osserviamo questa pianta, ci rendiamo conto che c'è questa branca che va verso l'interno. Quindi questa va asportata da qui. Perché dato che qui ci troviamo in un'aiuola, in un giardino di casa, quindi dobbiamo anche capire quali sono le esigenze del proprietario. Se questo non Forse. dà fastidio, noi lo eliminiamo da qui e teniamo quello interno. Se questo invece dà fastidio, noi possiamo anche eliminare questo da qui sotto. Tutto quanto forse è troppo. Io già ti avevo avvertito che quando si effettua la potatura bisogna affidarsi al 100%, E quindi allora vedi tu. io, se questo poi non dà fastidio, lo lascerei. Altrimenti dici tu tagli da là sotto completamente. Altrimenti, dato che questo qua poi va asportato pure, Ecco, questo va questo magari è. queste vanno in competizione tra di loro, quindi questo qua intanto è danneggiato. Se ti avvicini con la telecamera Sì. Ah, vedi c'è che c'ha tipo un po' di un nodo. gommosa. Allora, questo qua, diciamo, dato che c'è già della gommosa, comunque va asportato. Se noi asportiamo questo e asportiamo questo, noi avremo questo ramo che si rinforza. Però se dici che questo ramo ti dà fastidio,
noi lo dobbiamo asportare da sotto. Allora la potatura ideale sarebbe asportare questo da qui e poi questo da qui. Dato che questo è un ramo un po' pesante, che faccio io? Faccio un paio di tagli di alleggerimento. Ok. Per evitare che poi il peso del ramo crei queste dannose scosciature. Dopodiché io mi concentro con il taglio un taglio su questo, perché come abbiamo detto c'ha questa gommosi e quindi noi lo eliminiamo asportandolo praticamente da qui. E rimane questo piccolo. Sì. Allora adesso diamo un'occhiata. Una cosa che risalta, se io do la prima occhiata, è che ci sono dei rametti che tendono ad andare verso l'interno. Allora che cosa faccio? Questo qua, già questo è in competizione con quest'altro ramo, vedete che si urta. Mm-hmm. Quindi questo noi facciamo un taglio di ritorno da qui. Questo che tende ad andare verso l'interno, noi lo eliminiamo da qui. Queste ramoscelle qua vanno asportati, anche tutta questa raglia qui sotto va ripulito. Se si avvicina il cameraman può dare contezza di questa pulizia che va fatta. Allora, guardate un po', questo è il primo ramo che noi lasciamo. Rimane lungo così? Questo qua possiamo fare anche un taglio di ritorno da qui. Ecco qua. Poi, questo qua, credo che dia un po' di fastidio, visto che ci troviamo in un giardino. Come regola non dovremmo toglierlo. Al limite potremmo fare un taglio da qui. Però, poiché già si è visto che qua c'è stato un taglio, e non è un taglio diciamo da potatura, perché è un taglio proprio così, il ramo è stato strappato, evidentemente questa parte qua dà fastidio, perché come posso vedere qua sono state già piantate diciamo delle piantine, quindi lo togliamo da qui proprio per creare dello spazio. Poi questi rami noi facciamo qualche taglio di ritorno, quindi su questo. Per evitare che questo vada troppo in alto, facciamo un taglio di ritorno da qui. E qua, ricordiamoci che noi facciamo i tagli di ritorno, li facciamo, vedi, in corrispondenza di dove ci sono gli altri brindilli. Allora, questo ramo, questa branca qua, diciamo che può andare bene così. Poi, creiamo un po' di, diciamo, di pulizia all'interno. Allora, eliminiamo questo, che va verso l'interno, eliminiamo questo, eliminiamo questo, eliminiamo questo, questo qua. Ricordiamoci che questi rami che vanno verso l'interno e creano ombra sono dannosi, perché contribuiscono alla diffusione di malattie, soprattutto quelle di origine fungina, per cui è bene sempre eliminarli. Allora questo qua come regola va verso l'interno, però questo qua quest'anno porterà i frutti, quindi noi per quest'anno lo lasceremo, poi l'anno prossimo basta un piccolo track e lo eliminiamo, intanto per quest'anno lo lasciamo. Vedete questo qua ha subito un trauma,
Quindi questo facciamo noi, lo asportiamo da qui, e questo però ci fa capire anche un'altra cosa, cioè che questo ramo probabilmente dà un po' di fastidio. Quindi questo, come dire, come regola va lasciato, però se il proprietario ci dice che qua serve un po' di spazio, noi lo possiamo anche eliminare, qua tiriamo subito un traume. Anche qua c'è stato un taglio molto poco. Ma facciamo una cosa, questo qua, vedete che c'è un taglio un po', Sì. si voleva raccorciare, però lo prendiamo da qui, un taglio da qui, in modo che lo raccorciamo con un taglio di ritorno. Evito sempre che il proprietario sia presente, perché so già che l'affetto che si nutre verso una pianta, come dire, può determinare un tipo di potatura che non è quella ideale. Va bene, questo lo lasciamo così. Facciamo dei piccoli tagli di raccorcio. Questo lo prendiamo da qui. Questo tende troppo ad andare verso l'interno. Diciamo che per quanto riguarda i rami principali, quelli più importanti, diciamo che possiamo fermarci così. C'è sempre questo ramo qua che è troppo, c'è troppo legno e pochi rametti. Considerando che questo con la gommosa lo eliminiamo pure, diciamo che questo come regola andrebbe tolto da qui. Però noi possiamo fare anche una cosa: noi per quest'anno lo lasciamo in questa maniera, l'anno prossimo applichiamo un taglio da qui. Anche senza la mia presenza, il proprietario si può ricordare di fare un taglio quando è più o meno il mese di gennaio, un taglio da qui. Quindi quando ci sono delle dicotomie, cioè quando i rami si biforcano, conviene sempre toglierne uno. Lasciarne uno. Sì. Anche in questo caso, esempio, noi possiamo raccorciare da qui. Raccorciamo da qui e raccorciamo da qui. Ricordiamoci che quando abbiamo dei rami un po' alti, noi dobbiamo anche affidarci a qualche strumento, come questo svettatoio, che ci consente appunto di raccorciare i rami anche quando sono, diciamo, un'altezza, come si vede, basta un semplice track per appunto asportare questi rami che assurgono dalla pianta. Quindi noi adesso con lo svettatoio faremo il giro della pianta per asportare appunto questi rametti che sono un po', diciamo, che vanno troppo verso l'alto. Adesso tutti questi qua riceveranno la loro porzione di luce, verranno irrorati, Forza. quindi diciamo che anche il frutto sarà di alta qualità, perché intanto i frutti tenderanno a essere anche più di una dimensione maggiore rispetto a quella del solito, e in più sono più sani perché ricevono tutta la luce del sole, in quanto noi abbiamo eliminato quel cappello d'ombra che creavano i rami, diciamo, specialmente quelli che andavano verso l'inverno. Il problema di questo susino qual è? È che è stato piantato e non ha mai ricevuto una potatura. Infatti, se noi osserviamo in basso, vediamo che c'è un'impalcatura già a 40 centimetri da terra. In realtà, già quando quest'albero era, diciamo, piccolissimo, bisognava allevare, Per far diciamo, crescere un po' il fusto. esatto, bisognava impalcare, diciamo, come dire, questa ramificazione che qua bisognava Portarla alto. portarla almeno, diciamo, a 1 metro, 1,20 m, perché in questa maniera noi avevamo i rami molto più in alto. Infatti questi qua è chiaro che assumono un andamento un po' cespuglioso, e quindi anche il fatto che si trovi in un giardino, come dire, contrastano un po' con, visto che qua è anche un giardino piccolo,
contrastano un po', vanno in concorrenza con gli spazi perché appunto il proprietario che cosa vuole? Vuole un piccolo spazio in più. Invece la pianta, visto che è stata imbalcata dal basso, tende a prendersi questo spazio. Poiché è stata una pianta molto trascurata, non riusciamo a dare una forma definitiva con un'unica potatura annuale. Dobbiamo attendere un altro anno e anche altri 2 anni per attuare altri interventi, tagliando e asportando per esempio qualche ramo più legnoso e lasciando dei rami più giovani e quindi anche dei rami che fruttificano di più. Una delle regole della potatura è quella di eliminare del legno, per esempio quando noi troviamo dei rami troppo legnosi, noi li eliminiamo. Io direi di fermarci qui per quest'anno, magari ci aggiorneremo l'anno prossimo e vediamo un po' come avrà reagito questa pianta. Intanto quest'estate verremo a trovare il nostro Maurizio. Bene, dopo aver visto queste immagini, procediamo con questa potatura di mantenimento. Ricordiamoci sempre che quando eseguiamo il taglio dobbiamo rispettare il colletto di corteccia. Il colletto di corteccia, se il cameraman si avvicina, è praticamente, se voi osservate bene, qua c'è il punto di inserzione del ramo di questo succhione nel dorso della pianta, e il colletto di corteccia sarebbe appunto questa parte qua dove si rimpicciolisce, finisce il rigonfiamento e inizia il ramo, quindi sarebbe questa parte qua. È molto importante rispettare questo colletto di corteccia perché da recenti studi si è visto come proprio in questa parte della branca esistono delle barriere chimiche che impediscono ad agenti patogeni di penetrare all'interno. Quindi, eseguendo correttamente il taglio, che cosa succede? Che questi agenti chimici riescono a facilitare la cicatrizzazione. E questa è una cosa molto importante, altrimenti se la cicatrizzazione non avviene in modo corretto, la pianta potrebbe emettere tipo della gommosi oppure potrebbe subire delle marcescenze e questo naturalmente comprometterebbe la fisiologia della pianta. Eliminiamo quest'altro. Un'altra raccomandazione è quella di non provocare delle scosciature, quindi quando stiamo per finire il taglio cerchiamo di reggere il ramo, altrimenti se si piega in questa maniera potrebbe scosciare la corteccia. I succhioni più piccoli naturalmente li eliminiamo con le forbici. Anche questo rametto che converge verso il centro della pianta lo eliminiamo. Facciamo una pulitura generale della pianta all'interno. Ricordiamoci sempre che noi dobbiamo ricreare all'interno della pianta la forma del vaso. Come vedete, con questi piccoli interventi che abbiamo fatto di rimozione dei succhioni, già la pianta assume questa forma a vaso a calice. Abbiamo questa apertura all'interno nella quale potrà penetrare il sole e di conseguenza la luce solare potrà irrorare di luce e di calore l'intera pianta. Questo ramo che ci sono, questi due succhioni, noi ne utilizzeremo uno per riformare la chioma. Per cui scegliamo questo e faremo un taglio di ritorno in corrispondenza dell'altro rametto, in maniera che la linfa che proviene da questo succhione, arrivata qui e trovando l'impedimento perché tronchiamo da qui, convergerà su quest'altro rametto che, come vedete, è piegato e quindi non è assurgente come il succhione, quindi può diventare produttivo. L'altro invece lo eliminiamo da qui. Per finire il taglio da qui.
E questo è il risultato finale per quanto riguarda la potatura di quest'anno. Come vedete, abbiamo liberato la pianta di tutti quei fastidiosi e inutili succhioni, abbiamo creato questo vuoto all'interno della pianta e adesso attenderemo la nuova stagione vegetativa per vedere un po' qual è la reazione della pianta ed eventualmente l'anno prossimo interverremo con l'asportazione dei nuovi succhioni che inevitabilmente la pianta emetterà. E direi che con questo è tutto, come al solito vi invito a vivere in campagna con Carmine Salituro e vi do appuntamento al prossimo video.